170.000 euro è la ghigliottina, è il valore stasera della ghigliottina. Marzia, la nostra campionessa, pronta? Nata pronta. Ci concentriamo, speriamo che tu lo sia anche per la ghigliottina. 170.000 euro, adesso però scompare la cifra e appariranno solo parole, quelle che poi ci portano alla vittoria o alla sconfitta. In bocca al lupo, Marzia, cominciamo. Motore. Vela. Motore. Ghigliottina. Non inquiniamo, andiamo a vela e ripartiamo. Navigazione. Immersione. Navigazione. Ghigliottina. Benissimo. Vela, immersione, terza possibilità. Iniziare, finire. Iniziare. Ghigliottina. Ripartiamo da finire. Partenza. Pazienza. Pazienza. Ghigliottina. Ci vuole tanta pazienza stasera, ma la parola è partenza, è l'ultima quale sarà. Dai, difendiamo 10.625 euro. Marzia, difendiamoli scegliendo bene fra acquario oppure leone. Acquario. Ghigliottina. Perfetto, un plan. Vela, immersione, finire, partenza, leone, hai dimezzato il dimezzabile, ma comunque ci sono più di 5.000 euro in gioco e dobbiamo provare a vincere, trovare la parola giusta. Vai Marzia, un minuto. Aveva già scritto Marzia, puoi liberarti dalla cuffia, mia bellissima campionessa. Questa è la tua parola, questa è quella che sicuramente ti porterebbe alla vittoria. Tolgo i sigilli notarili. Pronta? Se siete arrivati adesso a caso, se state giocando in rete, in internet, su internet, vela, immersione, finire, partenza, leone. Voi cosa avete scritto, amiche e amici della ghigliottina? Marzia ha scritto griglia. E mi guardi male, aiuto. No, assolutamente. Che ho fatto? No, stavo continuando a pensarci perché ovviamente non sono molto convinta. Non mi si è accesa la famosa lucina. Ho scritto griglia per partenza, la griglia di partenza. Sì. Finire sulla griglia, se sei un pesce, non è una bella cosa, sicuramente. E poi devo dirti la verità con le altre... Le vele, ci sono un sacco di vele con nomi strani, vuoi che non ci sia una vela che si chiama griglia? No, eh? Sicuro che proprio non hai pensato a nient'altro mentre scrivevi griglia, tu che sei così fantasiosa, così intelligente, appunto, così viva, pronta? No. Perché stavo, mentre giravo ho visto la G, ho visto la A, ho detto... Perché c'è la griglia di partenza, ok, finire sulla griglia per un pesce, pesciolino, ahimè no,
ma di immersione, tu che sei lì con uno dei mari più belli del mondo, la Sardegna, la griglia di immersione, oppure magari vogliamo scendere a studiare dei pesci, magari qualcuno non proprio affabile tipo lo squalo, scendiamo con la griglia. La gabbia. Ah. E poi l'hai detto anche tu, pensa quanto sei intelligente. Come mi hai detto, delle vele, ci sono vele con tanti nomi strani? Strani, ci sono. Vuoi che non ci sia... Gabbia. E non griglia? Vabbè. Vela di gabbia, nei velieri a vele quadre, la seconda vela dell'albero di maestra, a partire dal basso, l'avevi intuito, dice, ci sarà una vela con un nome strano. Vela di gabbia, la gabbia di immersione, per scendere a studiare appunto squali o altrimenti quando si vuole comunque scendere in sicurezza. Finire in gabbia è un'immagine che comunque racconta di quando si viene arrestati. La gabbia di partenza nelle corse al galoppo, il recinto in cui vengono chiusi i cavalli prima della partenza e poi si apre la gabbia, ecco che partono. E poi è un'immagine usabile, come dire, che può essere abbinata a tutti noi quando siamo inquieti, essere come un leone in gabbia, sentirsi come un leone in gabbia. La parola di questa sera non è griglia, è gabbia! Ci riproviamo, Marzia, con altre vele, altri mari, altre rotte, altri percorsi. TG1, e grazie sempre per come ci volete bene. Qui all'eredità, grazie, non smetteremo mai di ringraziare.